Benvenuti amici miei, ben ritrovati di nuovo sul canale. Siamo ancora oggi qua con un'altra puntata dedicata a Black Myth Wukong. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e se vi va anche un bel commento per aiutare il canale a crescere e anche questa bellissima guida dedicata a Wukong. Allora amici miei, oggi siamo qua dove abbiamo sconfitto il Taoista velenoso. Facendo il boss abbiamo la possibilità di entrare in quest'area nuova segreta. Mi raccomando ragazzi, vi informo che in quest'area bisogna sconfiggere tre boss in un certo ordine perché se no si va a perdere il platino. Quindi perderete effettivamente proprio la possibilità di concludere una quest, scusate. Ed è questo il problema. Bisogna uccidere questi boss in una determinata maniera. In ordine, e mo vi faccio vedere io qual è l'ordine, ragazzi. Innanzitutto entriamo e vediamo cosa ci aspetta. Questo posto, vi avverto pure, raga, è bellissimo. Anche grandicella. Ok ragazzi, ho un qualcosa da precisare. Se vi ricordate, noi abbiamo già fatto una cosa simile, ovvero era il regno di Sciacali. Però nel regno di Sciacali siamo andati indietro nel passato. Mi domando, qui siamo andati indietro nel passato o avanti nel futuro? Qual è la risposta esatta? O è la via di mezzo? Presente, presente. Non lo sappiamo. Cerchiamo di capirlo insieme, ma credo più la via di mezzo. Montagna della nube viola. Ok. Oh mio caro marito, la mia impotenza mi è greve. Piango sulla tomba sperando che qualche gentil viandante trovi i tuoi resti. Ok. Troviamo a questo NPC che piange. Parliamo. Perdonate la mia scortesia. È il lutto. Mi dispiace. 寻些王夫的遗物，可那火虫妖中有个领头的，好毒敌大王，他的刀马毒甚是厉害，现下我一点成算也没了。OK， 那noi dobbiamo spianarti la strada un po' che cosa。你也要去后头的山里？是。那林间俱是些放毒的妖魔，你若擅入。 必是有去无回，切记 多备些解毒的草药，莫要逞强。 Ok, ci avverte che più avanti ci sta veleno.你也要去后头的山里，Va bene, dice sempre la stessa cosa. 那林间俱是些放毒的妖魔，你若擅入，必是有去无回。 Guardate la bocca come si muove. Guardate raga i dettagli. Cioè, bellissimo. Bellissimo il suo serpente, raga. Non è male,
Ci ho fatto pure uno screen. Bello, bello. Va bene. Strada principale, ponte. Fondamentalmente questa zona è bella grande, ma è semplice, non è tanto difficile. Come avete ben sentito, ci sta un guai scorpione, capo scorpione oppure principe, non mi ricordo, che dobbiamo sconfiggerlo, e lui è il primo. Quindi questo è l'ordine della sequenza: prima lo scorpione, poi un altro boss e poi boss finale. Perfetto. Ok, qua si può andare. Andiamo però prima per di qua, sopra il ponte, così non ci confondiamo. Andiamo a destra. C'è un nemico, raga, questo è un nemico. I nemici a sé. Ok, scusami, non lo sapevo. Ma ti sistemo io. Siamo morti, i tuoi amici? Pure tu. Perfetto, vediamo come si chiama. Fronda rigogliosa. È un ramo. È un ramo. Prendiamo rampicanti di rigogliosa che servono. Andiamo qui. Nemico. Segreta. Dove vai? Da lontano. Ed è morto già. Così. Mi sono scordato lo spirito di questo rametto. Ramo. Come si chiama e che cosa fa? Bagliore verdeggiante. È cambiato il nome, scusa. Non era quello. C'era un altro nome, raga. Bagliore verdeggiante. Recupera lentamente una piccola quantità di salute. Questo è buono, ragazzi, tenerlo sempre attivo. Sulla la forma di un albero, spegnere l'assenza della natura e recupera la salute nel tempo. L'effetto curativo aumenta quando si è in acqua. Aspita. Vabbè. Sì, ok. Va benissimo. Ci trasformiamo in un albero, ragazzi. Bellissimo. Ci fa curare. Comunque, secondo me il nome che abbiamo letto prima è del piccolo aiutante dell'albero gigante. Bagliore verdeggiante. Addio. Ok. Lì ci siamo stati già. Abbiamo un santuario vicino, e meno male. Di qua si sale, ancora presto. Andiamo qui, ci sta un raccoglibile. Ok, qua no. Qua si può salire, ragazzi, questa piccola deviazione. Infatti vi consiglio di prenderla adesso, così sapete bene dove siamo. Ok. Santuario sta qui sotto. Ma se andiamo un secondo qui sopra, c'è un punto abilità, sì, eccolo qui. Meditiamo. Ce lo togliamo di mezzo. Thank you.
Ok. Perfetto. Allora, il ponte con l'arciere sopra lo prendiamo dopo. Lo lasciamo qua, così non ci imbrogliamo. Si può scendere pure per di qua, ragazzi. Però non capiamo, se no torniamo indietro. Facciamo quella piccola salita S che abbiamo preso. Eccola qui la salita S. Andiamo a sinistra, noi siamo venuti da destra. Seguiamo il tempio, perfetto. Prendiamo il tempio. Ok, qua ci sta un boss, ragazzi. Bello tosto, non è semplice farlo. Quindi ci riposiamo. Potenziatevi il più possibile. Vediamo io cosa posso preparare. Credo non possa preparare niente. Qui tramonta. Ok, usiamo questo perché secondo me è migliore. No, no. Dov'è riduzione del veleno? Dove sta? Resistenza al veleno. Era questo, poi mettiamo questo. Poi che c'era di bello? Mettiamo questo. Vabbè. Qui pelle di pietra non ci serve, non ci serve, riduzione dei danni non ci serve, stato di avvelenamento non ci serve. Ok. Mi devo potenziare. No, qua imposta le magie. Dovrei potenziarmi, ragazzi. Passo illusorio. Perché qui passo illusorio ci servirà. Ok. E poi questa per forza. Ok, abbiamo passo illusorio un poco potenziato, che possiamo caricare gli attacchi pesanti con passo illusorio almeno. Perfetto. Beh, vabbè, siamo bene, dai. Saliamo queste piccole scale. E qui abbiamo questa apertura. Quanto è bella sta cosa qui. Posso andare pure a sinistra dopo, o tornare indietro, fare il giro. Questo è il boss che dobbiamo fare. Beve, sta bevendo. Ci ha intimidito di allontanarci. Intimidato. Sì, si dice intimidato, sì, di allontanarci. Va bene, non ti preoccupare, amico. Aumentiamo discretamente la resistenza al veleno. Scarabeo comandante, ragazzi, ve lo consiglio di utilizzare. Va bene, siamo messi bene in un certo senso. Ok. Secondo me dovremmo potenziarci questo fiasco medicinale del Buddha. Dovremmo andare poi dalla scimmietta a farlo. Vabbè. Facciamo questo fiasco. Avete capito? Per scatenarlo ho detto non toccare le mie giare se lo ti uccido. Beh, cosa facciamo? Andiamo a toccare le giare. Questa? No, queste non sono proprio calcolate. Questa?
come osi? È forte, è forte. Scorpione sovrano, ecco come si chiama. Dobbiamo fare prima lui, ragazzi, mi raccomando, sennò perdiamo il platino. Ehi. Confini della dimora divina. Ok, riproviamoci. Ok. Ah, spiega. Ancora un dambarato. Parsimonia col fiaschetto. Sono andato pure a potenziarlo, raga, perché non mi passava. Se no non riuscivo a battere questo qua. Mamma, per quanto. E basta, abbiamo fatto il culo. Guarda, mi ha sconfitto tre volte sto boss. Corno per foraggio. Alla fine questo boss ci dà veramente dei bei materiali che ci possono essere utili per strapotenziarci, raga. Ve lo consiglio di farlo anche il prima possibile. Ok, proprio alla grande. Passava che ci potenziassimo giusto un po' di vita e con la fiaschetta. Palicromo. Fiasco di giada palicromo. No, volevo leggere che cosa era uscito, ma non posso. Va bene. Ok, raga, qua non c'è niente. Abbiamo fatto tutta la zona dello scorpione. Continuiamo per di qua. E finalmente, dico io, finalmente. Questo è un altro nemico. Perfetto. Tu che cosa aspetti? Sei morto? Perfetto. Guardate dove siamo. Se noi venivamo di là avremmo fatto tutto un giro e poi per tornare di nuovo dallo scorpione. Ma mo vi faccio vedere che dobbiamo andare a riposarci. Vi ricordate il ponte con l'arciere? Ci sta dando fastidio adesso l'arciere. Elenco celestiale, oggetti unici. Dobbiamo vedere che cos'è. Ho preso tutto qua? Mi sembrava che ci fosse qualcosa.
forse è quello lì. Prendiamo l'albero di perle. Meglio che utilizziamo un attimo il cimelio. Ah, ok. Curiamoci. Perfetto. Qua non ci dobbiamo venire adesso, perché è una trappola, ragazzi. Per di là bisogna andare per di qua. Però, visto che vi devo far capire la strada, è meglio che torniamo un secondo indietro. Non si facciamo così, se no. Confini della dimora divina. Ok, per di qua si sale dallo scorpione e invece da dove siamo venuti si torna al primo santuario, ma invece di tornare al primo santuario, eccoci qua. Se si va dritto si va al primo santuario. E invece per di qua o si va a destra dallo scorpione o si va di là. Ok. Sotto a questo laghetto, ragazzi, dove sta il primo santuario, ci sta una fiamma sotto al ponte. Qua sopra ci sta il primo santuario, ma chissà se ci possiamo salire. Sì. Ok, questo è il primo santuario. Se attraversi il ponte, noi abbiamo fatto semplicemente a destra e a sinistra. Invece se adesso andiamo a sinistra abbiamo una nuova area da visitare. Prendiamo pure gli oggetti che ci siamo lasciati dietro. Facciamo i nuovi nemici. Meno male che non l'ha chiamato. Sarà presa a te, non è proprio cosa. Ok, rampicanti eterni, bevande mescolabili. Comunque si può andare di qua perché c'è un fetente, arciere. E lo faccio. Non vi consiglio di andare dritto e fare questo mosso perché è una trappola, ma vi consiglio di salire un secondo qua sopra. Vedete, qua c'è un arciere. Mamma! E chi è che mi sta colpendo? Ah, dall'altra parte! Infatti è dall'altra parte. Stiamo morendo avvelenati, attenzione, attenzione. Ok. Qui è dove abbiamo preso il raccoglibile, è dove sta la zona dello scorpione gigante, il boss scorpione. Ok, saliamo qua sopra, veniamo qui, saliamo qui, sembra che non si può salire ma si può. Prendiamo questa cassa. È un po' un casino, però è facile la zona. Diciamo che al centro c'è un otto. Noi siamo proprio al centro. Questa è una collinetta. Di là già ci siamo stati, dove c'era un giallo. Ed è proprio di là. Adesso dobbiamo andare per di qua. Curiamoci. Fiammella. Andiamo a fare l'arciere.
Ed ora possiamo scendere, ragazzi, tranquillamente, a fare questo nemico. Questo nemico, se vedete, ha le fiamme ed è uno spirito. Oh, come ti viene? Perfetto, ci droppa la sua. È il Borissa Serpente. Senza che leggo, ragazzi, ma vi faccio vedere, dai, perché già sapevo cosa faceva. Recupera una piccola quantità di salute quando si prendono le medicine. In poche parole, ogni volta che prendete un consumabile vi aumenta un po' di salute. Vediamo l'attacco. Pensa a base di veleno. Sì, tutto qua. Ok, non andiamo per di qua, ma andiamo per di qua, ragazzi. Vi faccio capire dove sbuchiamo. Sbuchiamo dove abbiamo sconfitto prima questo fetente qua. Eccolo qui. Abbiamo fatto il giro. Semplice, semplice giro. Qui ci sta un raccoglibile. E lo raccogliamo. Qui non c'è nient'altro. Ok, diciamo che tutta questa zona 8 l'abbiamo completata. Abbiamo questi due nemici, prendiamoci il santuario. Ok, santuario, dove vado? Dai, che ci manca poco, eh? È un po' lunga sta guida, ma è giusta. Riposiamo. Possiamo creare anche nuove attrezzature. Forgiamo. Armi, no. Armature possiamo creare. Eccola qui. Armatura di pungiglione velenosa. Aumenta significativamente i danni inflitti in tutti gli attacchi che provocano avvelenamento. Aspita. Possiamo preparare invece. Cosa abbiamo raccolto? Questa qui. Rampicante Eterni fa recuperare immediatamente un'enorme quantità di vigore, aumenta il tasso di recupero di vigore per un breve periodo di tempo dopo aver usato il fiasco. Ok, non è che ci serve assai. Ok, andiamo a vedere un attimo qua cosa c'è. Qua non c'è nada, nada di nada. Qua sotto già ci siamo stati, c'era la trappola con lo spirito. Dobbiamo semplicemente continuare. C'è una zona col fiumiciattolo sotto. Ci dobbiamo andare molto probabilmente. Non è questa. Mannaggia, oh. Ok, prendiamo questo. E qui, ragazzi, c'è il secondo step che dobbiamo fare per non perdere il platino e fare tutto bene senza perdere nessuna quest. Non andate dritto, ma andiamo subito a parlare con questo. E so pure di per certo che voi siete nemici. 小居士，你尖嘴缩腮，肌瘦面黄，也服痨病鬼模样。莫不是也中了虫毒？这谷内生有一种异虫，名禽狼，生食其卵可功力大增。只是那幼虫一旦孵化，便将五脏六腑啃食殆尽，空留一具不死的躯壳。 我这些师兄师弟个个都不信邪，
贪功冒进，见着便吃。如今多半要事无依了。小居士，你若有心，便带我了结他们。同门一场，我下不去手。 Tipico sentore di una trappola. Ok. Adesso qual è lo scopo dopo aver parlato con questo qua? Lo scopo è uccidere tutti quelli con la veste gialla perché ci devono droppare un item. Andiamo prima qua. Facciamo questa zona. Andiamo qui. Perché qui c'è pure un nemico. Frega del veleno, quando mi curerò. Ok, più avanti tanto c'è pure un altro santuario. Punto abilità. Ok, arrivati qua ragazzi, questa zona, guardate bene, di fronte all'NPC ci sta un passaggio qui nascosto, ci si può passare. Però per prima cosa mi sono scordato di equipaggiare una cosa importante. A proposito, abbiamo trovato questo oggetto unico. Aumenta significativamente la probabilità di colpo critico quando la salute è critica. Ok. Aumenta leggermente l'esperienza ottenuta dai nemici sconfitti. Qui aumentiamo l'XP. Bello, lo mettiamo un momento. Proviamolo. Poi questo qui lo togliamo e mettiamo carpa dorata perché ci serve. Ci serve il drop di questi nemici gialli, ragazzi, anche velocemente. Se no bisogna farlo due volte. Ok. Abbiamo fatto sti ranetti, aumentiamo pure gli XP ottenuti. Destra o sinistra? Destra. Sembra più vicolo cieco, destra. Aumentando gli XP magari riusciamo pure a farci un livello abilità in più. Altri nemici. Altri. No, perché ho caricato. Poi è pure sprecato. Andrà questi. Ok. Cover di qua. Assorbiamo. Sembra che questa cascata la si vedeva dall'altra parte, no? Non credo proprio. Torniamo al reto e continuiamo a farmare questo oggetto chiave che ci serve. Mo è più il tempo che ci vuole, raga. Magari qualche taglietto lo faccio così non verrà troppo lungo e insensato pure. Qui ci sono un po' di casse. Pezzetti d'oro. Di qua già ci siamo stati, si va per di qua, sembra chiuso ma non lo è. Qui c'è un'altra roba. E di là ci passiamo dopo, prendiamo questa volontà. Andiamo qui. Compriamo il vaso perché ci serve sempre la volontà. Un'altra cassa. Questa è zona villaggio.
Ok. Era più bello se c'era un modo per salire sopra. Andiamo qui. Qui ci sta una trappola, ragazzi, anche se la strada è sbagliata. Bisogna fare l'altra. Ma va bene. Ormai ho fatto così. Vi faccio capire pure perché per me la strada è sbagliata. Pillola salvavita. Perché qui c'è un nemico che ci avrebbe teso una trappola. Ehi. Ok. Sembra che c'è un altro run. Ah, abbiamo fatto la cazzata. Ok, volete combattere? Combattete contro le mie scimmiette. Belle le mie scimmiette, andate, andate. Non vi fermate. Fatemi raccogliere a me la roba che mi serve. Ah, sono scomparse. Dovrebbero durare un poco di più, dai. Giusto per le sfizie. Ok, qui non ci sta niente di nascosto, non vi preoccupate. Abbiamo già preso un chip meglio, se non sbaglio, un qualcosa. Venite qua. E voilà. Questa è la strada principale, queste scale che portano al boss, ragazzi. Ma se andiamo adesso al boss, abbiamo perso il platino, abbiamo perso le quest. Quindi riposiamo. Dopo aver riposato, possiamo percorrere altre strade per visitare. Attenzione a cadere giù, torniamo di nuovo dalle rane. Ok, un'altra cassa. Ok, andiamo per di qua, strada principale. Andiamo a destra prima. Facciamo questo. Ok. Qua c'è un run, facciamo qua questo. Preso pure là, il run ha preso l'attacco. Perfetto. Qui si scende semplicemente. Qui non c'è nada. Ho messo sta pietra come se potessimo saltare sul tetto. Qui nada. Qui nada. Qui non si può andare. Lì non si può. Infatti sta zona che cavolo serviva? Non c'è niente. Beh, solo loro lo sanno. Entriamo dentro a questo tempio, pagoda. Ma qua. Ok, qua è critica. Perché paralisi non mi ha aiutato. E si così. Quando sparano il veleno sono un po' tremendo. Vai, spara tutto il veleno che vuoi adesso. Ok. Ah, me la sono vista un pochino brutta, eh.
Beh, io mi lamento adesso, dopo abbiamo due boss da fare, ma... Ok, sangue del toro. Ancora siamo a zero drop dell'oggetto unico che ci serve, oggetto chiave, scusate. Comunque, vedete, abbiamo fatto tutto il giro. Qua non si può andare. Passiamo per questo ponticello. Questo non è niente. Andiamo sempre avanti. Andiamo avanti. Ok, dobbiamo fare questi due. Droppami l'oggetto, non mi farà andare di nuovo a girare. Tu me lo droppi? Sì, si vede che tu me lo droppi. Non credo proprio. Infatti, non me l'hanno droppato. Attenzione a non scendere. Ok, andiamo un attimo qua perché sennò prendiamo questo oggetto. Verme del vino risvegliato. Vi faccio capire pure dove siamo usciti. Siamo usciti di fronte all'NPC della quest. Abbiamo fatto tutto il giro. Saliamo le scale. Infatti la strada buona è questa delle scale, secondo me. Giriamo a sinistra. No, noi siamo già venuti da sinistra. Vabbè, abbiamo fatto tutto, raga, secondo me. Non ci so più nemici da fare. Questa è l'ultima fiammella che ci mancava. Esatto, l'abbiamo fatti tutti. Non ce l'ha droppato l'oggetto specifico. Rifare. Ok, ragazzi. Io lo rifaccio. Di nuovo. Vi taglio qualche parte. Quando trovo l'oggetto specifico ve lo mostro. Ok, è andato proprio bene. Grandine viola, perfetto. C'ero arrivato. Vabbè. Raga, c'ero quasi arrivato. Ci volevo provare. Torniamo indietro. Ok. Ragazzi, questo boss è come il boss della pietra che ci ha dato per polvere azzurra, sì. Vai. Guardate che succede. Come ti viene? Stronzo. Faccio vedere io. Molto semplice questo nemico, dai. Oh, bello questo attacco con il tallone. Ehi, non mi sono accorto che stavo a poca vita. E addio di nuovo. Per poco. Ha due fasi sto nemico, dai.
由你来做我蜕变飞升的头粉血石，再好不过。 Diventa questa cosa che io non sopporto, raga, perché invece di combattere queste cose ballano. Guarda, non capisco come mi stai attaccando, mi stai schivando, mi stai avvelenando, che cavolo stai facendo? Sparge troppo l'aria di Greno questa. Non è tanto difficile essere nemico, quello dopo che è molto difficile. Ma non è manco tanto difficile, solo che non lo riusciamo a colpire quello dopo. Daoista Mi. Bella sta scena.这些凡夫俗子不自量力，此番下场都是咎由自取。你不一样，这天地间的毒物轻易要不了你的性命，这东西好生收着，善加运用。 妙处无穷，快去救他吧！困在那里，想必生不如死。从小看他长大，我下不去手。 Grandine viola, verme viola, forma guerraiola, trasformati in un verme guai immune al veleno, applica il male veleno al nemico a ogni attacco. Raga, dobbiamo provarlo questa trasformazione, la proviamo adesso contro questo boss, visto che non possiamo colpirlo spesso, lo avveleniamo per quelle poche volte. Ok, teletrasportiamoci direttamente al santuario, facciamo prima. Abbiamo completato tutta questa zona, finalmente, meno male. E facendo questo capitolo, il prossimo capitolo sarà semplicemente la fine del capitolo 4, finalmente. Ok, vediamo queste verme. Passiamo le magie. Maria rossa, problema, frutto, abisso, galaverna, difficoltà ottimale, grandine viola. Ok, proviamo questo. Bella potente sta magia a base di Grino, eh? Vediamo se si può potenziare almeno per il minimo. Non possiamo, raga. Credo che sia questa. Ce ne servono minimo due. Vabbè. Andiamo. Affrontiamo questo mega difficilissimo boss. Faccio vedere pure com'è. È bella pure la scena, eh. Thank you.
velo del crepuscolo. Raga, sono morto. Dobbiamo fare la seconda fase. Vaffanculo. Dovrebbe essere più cattivo. Si è arrabbiato, raga. Allontaniamoci dalla zona rossa. Sì, li possiamo pure parare, ma non ci conviene. Rittore! Ha sputato in faccia. M'ha presa questa. Curiamoci, curiamoci. Ah, volevi venire? Scusa. Vieni, vieni, vieni qua, vieni da me. Abbiamo evitato il suo max attacco, perfetto.
in faccia. Maro. Mamma che schivata. A caso proprio. Allontaniamoci. Allontaniamoci. Sono sprecato. Ah, un colpo. Mamma, pensavo che mi aveva sconfitto lui a me. Il canto del gallo, trofeo guadagnato. Infatti questo sembrava un gallo. Un'altra scena fantastica, però. Questi anni non ho visto niente. Tu hai già fatto male a questo modo. Ho venuto da lì e ho visto questo caso. Ho visto che non ho mai visto niente. C'è 我同他母亲相识一场，下不去手，这才引你来此。我道此物早已落入那多目怪手中，竟被你寻得了。或许这就是机缘吧。 既然如此, 我便帮你将此物回复神力, 不过是几缕天上垂下的丝线，连它通向何处，是福是祸也不知道。为何都争着往上爬呢？ Ed è finita, raga. Questa zona segreta l'abbiamo completata tutta quanta. Io ho preso pure la possibilità per il platino. Ok, siamo all'esterno. È stato un sogno? No, scimmietta, non è un sogno, era tutto reale. Ago da ricamo. Questo mio cimelio non è forgiato per il ferro, l'acciaio o l'acciaio.
e nemmeno con loro, ma unicamente con gli occhi di mio figlio. Wow. Macabra. Acciaio di Kun, ci serviva sto materiale, ragazzi. Corno del velo del crepuscolo pure, sono tutti materiali utili alla fin fine, raga. Nucleo d'albero d'oro per due, ci sta tutto. Nucleo mentale non manca mai. Sangue del gallo delle due creste. È completo. Perfetto, raga. Abbiamo fatto tutta questa zona del tempio del fiore giallo. Abbiamo fatto pure il segreto. Dovremmo tornare indietro per il nostro tempio, raga. Ma vi consiglio di fare così perché è lunga. Inventario. Andiamo qui. Facciamo prima. Ok. Cortile della luminosità, tempio del fiore giallo. Ok amici miei, la puntata si conclude qua. Spero che vi è stata d'aiuto, spero che vi fa molto piacere e vi voglio far vedere, ragazzi, che di fronte ci manca solamente il boss principale di quest'area. Fatto lui, abbiamo completato il capitolo 4 e passiamo al capitolo 5. Questo lo faremo la prossima volta e lo faremo insieme. E che dire, raga, veramente bello, siamo arrivati quasi alla metà del gioco. È veramente bello. Abbiamo pure dei cimeli che bisogna usare contro questo boss, che è Lago Vikamo. L'attivazione insegue e attacca incessantemente il nemico, particolarmente efficace contro specifici nemici. Ed è pure buono, ragazzi, questo, fidatevi, non è proprio male. Ok amici miei, detto tutto ciò, informatovi di tutto ciò, la puntata, come già detto, si conclude qua, noi ci vediamo domani e come sempre, prima di chiudere, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e scrivere anche un bel commento per dare una grandissima mano al canale a crescere e anche questa bella guida. Ok, amici miei, vi auguro una buona serata e una buona giornata dal mondo di Wukong. Ciao!